Nel corso della sua lunga storia, la pittura è stata periodicamente dichiarata per morta. Tra gli anni 50 e gli anni 60, in particolare, l'arte concettuale sembrò averne per sempre decretato l'inutilità. Eppure, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in Europa, ma soprattutto in Italia, molti artisti non abbandonarono il campo e tentarono di rifondare la disciplina pittorica ripartendo da una sorta di grado zero, individuare alcuni elementi caratteristici di questo linguaggio e sondarne tutte le possibilità, senza vacillare di fronte all'avvento di nuove correnti o linguaggi artistici più al passo coi tempi, aprendosi al mondo di quegli stessi anni, un mondo in rapido cambiamento e dai drammatici contrasti. Quelli furono gli anni della pittura analitica. Questa mostra, al Palazzo della Gran Guardia di Verona, celebra i protagonisti italiani di questa tendenza. Carlo Battaglia, Enzo Cacciola, Paolo Cotani, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Riccardo Guarneri, Claudio Olivieri, Elio Marchegiani, Carmen Gloria Morales, Pino Pinelli, Lucio Pozzi, Claudio Verna e Gianfranco Zappettini sono i pittori selezionati dal curatore Alberto Rigoni. Tutti rappresentati con opere realizzate in quel decennio, alcune delle quali appartenenti a prestigiose collezioni italiane di arte astratta. Temi come il colore, il supporto, il materiale, il processo di lavoro, lo spazio pittorico furono affrontati da questo variegato ma interessantissimo gruppo di artisti. Negli anni 70, infatti, colore, telaio e tela tornarono ad essere quello che erano sempre stati, cioè strumenti indispensabili della forma espressiva pittorica. Io non ho mai ritenuto che ci fosse una guerra fra la pittura e gli altri strumenti. Il mio parere è che anche la pittura può continuare ad avere uno spazio nel discorso contemporaneo, cioè non essere soltanto una nostalgia del tempo passato. Quello che conta nell'arte è la sottrazione, cioè il fatto di da tante cose arrivare ad un messaggio unico, a un taglio di Fontana, un gambo di un maestro zen, di un fiore, perché il quadro per conto mio non va visto, se no un manifesto, uno fa un quadro blu, rosso e nero, a tre strisce, si capisce subito. Il quadro va indagato, va vissuto, va letto piano piano. Una delle prime mostre si chiama Tempi di percezione. Ciò lo dice la parola, cioè ci vuole una lenta percezione, perché apparentemente tu vedi una superficie bianca. Poi, come tu evolutamente porti il fruitore a soffermarsi sull'opera, certo, analizzarla, e scopre le linee verticali, le linee orizzontali, le linee più grosse. Sono fatte con dei minimi, però questo non giustificherebbe una pittura analitica, perché la bassa percezione non è automaticamente una pittura analitica. Esatto. Preceduto negli Stati Uniti da ricerche affini ma dai differenti presupposti, questo comune sentire ebbe in Europa il suo terreno di sviluppo. L'Italia fu epicentro di questa rinascita, che salì su tutti i palcoscenici internazionali dedicati all'arte contemporanea. Dal Museo d'Arte Moderna di Parigi alla Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino, dalla Biennale di Venezia a Documenta di Kassel, senza contare numerose e prestigiose gallerie private, i pittori analitici furono per alcuni anni al centro dell'attenzione di critica, pubblico e mercato. Poi, tra la fine del decennio e l'inizio degli anni Ottanta, la Spontane Malerei in Germania e la Transavanguardia in Italia riportarono in auge la figurazione, in un ambiente artistico internazionale di nuovo pronto a leggere e apprezzare la pittura, grazie anche al lavoro di paziente ricostruzione fatto dagli analitici per un decennio.
La mostra di Verona ha anche una sezione parallela, dedicata al Triveneto e curata da Michele Beraldo, ospitata in questi stessi giorni a Palazzo Bottagisio di Villa Franca di Verona. Lì espongono i principali artisti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che nel corso degli anni 70 hanno operato con rigore e incrociato i propri percorsi con la corrente della pittura analitica, come l'istriano Paolo Patelli oppure Aldo Schmidt, che assieme a Mauro Cappelletti e il gruppo di Astrazione Oggettiva è stato tra i più originali artisti trentini del Novecento. Infine, il portogruarese Pope e la veneziana Arabella Giorgi, rappresentanti della nuova astrazione intesa come forma pura. A ciascuno di questi cinque artisti è dedicata una sala nello storico Palazzo Bottagisio, dove fu firmato nel 1859 l'armistizio tra Napoleone III di Francia e Francesco Giuseppe I d'Austria, il Trattato di Villa Franca, appunto.